presentato a Matelica il nuovo settore giovanile, per dir la verità il solito settore giovanile. Da alcuni anni, presidente Mauro Canil, si riparte? Sì, si riparte con molto entusiasmo, ovviamente ringraziando coloro che non fanno più parte di questa squadra, sicuramente non per motivi personali ma per motivi tecnici, ma anche qui ci terrei a sottolineare che si tratta di una volontà di rinnovare, di cercare di fare qualcosa di nuovo e per creare nuovi stimoli. Quindi un benvenuto a tutti i nuovi che sono arrivati e che faranno parte dello staff tecnico del settore giovanile. Per noi in questo momento è veramente un momento di felicità enorme, perché con i lavori che stiamo facendo e con quello che abbiamo nella testa, devo dire che veramente siamo in un momento di grande soddisfazione, soprattutto proprio per il nostro settore giovanile. Attaccati alla maglia, ma soprattutto tutti con la stessa divisa. Ma questa è un'altra cosa che sinceramente, al di là delle strutture che stiamo rifacendo, qui alle mie spalle si vedono i lavori del campo sportivo che sarà trasformato in erba sintetica di ultima generazione, e le previsioni di termine di lavori sono circa la fine di agosto, proprio i primissimi di settembre, mentre inizieranno a breve anche i lavori per i nuovi 4 spogliatoi, con spogliatoi arbitri, sale stampa, magazzini e quant'altro. Sicuramente una volta completato queste opere, grazie a 2 sponsor che devo sempre dire grazie, ovviamente alla mia azienda ma anche all'Alle Informatica che ci sta da sempre vicina, per noi è sicuramente motivo di orgoglio avere queste nuove strutture nel brevissimo, ma ovviamente attaccati alla maglia anche qui abbiamo voluto fare un ulteriore investimento quest'anno. Abbiamo dotato tutti i ragazzi, dal più piccolo al più grande, di un nuovo materiale sportivo identico, e sottolineo identico per tutti, e anche un'ulteriore modifica che abbiamo fatto, abbiamo creato veramente una cosa nuova per noi, ovviamente nuova, e mentre i ragazzi prima venivano già vestiti e disputavano le partite, i più piccolini arriveranno e si vestiranno come i più grandi, avranno la loro muta, avranno le loro maglie, invece di portarsele a casa le troveranno negli spogliatoi e ci verranno date come i grandi, proprio per far sentire questo attaccamento, questo nostro ulteriore tentativo di far sentire attaccati i nostri ragazzi ai nostri colori biancorossi. Ecco, una cosa che sento da alcuni anni dire, il problema dei genitori, il problema fra virgolette, però lei ci tiene in particolare, lo ha detto ai tecnici, e poi ha detto che spesso sente i brioni, per arrivare ci vuole tanta fatica. Ma sicuramente Giacomo per noi è un motivo di orgoglio, è un motivo di continuare a migliorarci. I genitori dovranno loro, secondo me, svolgere il ruolo del genitore, e dal momento in cui hanno deciso di accompagnare un ragazzo nella nostra struttura, il ragazzo deve essere affidato ai propri istruttori, e sicuramente il genitore deve mettersi un po' al di fuori e fidarsi di noi, perché noi, il nostro obiettivo è lavorare prima per creare degli uomini e poi forse per creare anche degli atleti. Prima squadra? Non vogliamo parlare? Ma la prima squadra se ne sta occupando Carlo Dolce, sta facendo un lavoro enorme, non vorrei essere al suo posto perché ormai penso che il telefono suo si sia danneggiato dalla milione di telefonate che riceve tutti i giorni. E anche qui con Carlo all'inizio abbiamo deciso di fare una squadra competitiva, perché viviamo a Matelica e siamo sempre in un paesino all'interno delle montagne, e spesso noi delle montagne veniamo scordati da quelli della costa, e per tenere sul morale abbiamo il dovere di creare una squadra competitiva. Quindi sicuramente stiamo cercando di lavorare in questa maniera, Carlo sta facendo, ripeto, un grandissimo lavoro e speriamo che ci riusciremo. Matelica nel cuore, Matelica nella maglietta, scritto. Sì, anche qui abbiamo deciso di scrivere Matelica sulle maglie, proprio perché noi lavoriamo per la nostra città.